7 di Grand Prix. 1-1 tra la Yamaha e la Honda. Aveva vinto Mamola in Giappone a Suzuka la prima prova della 500, ha vinto qui Wayne Gardner con la Honda la seconda prova, il Gran Premio di Spagna a Jerez. Secondo Eddie Lawson, il campione del mondo che sembra in crisi anche di motivazione, benché manchi Spencer, il che potrebbe significare per lui un grosso vantaggio quest'anno. Pier Francesco Chili, grande fino all'ultimo giro, teneva la sesta posizione davanti a Mamola, purtroppo è scivolato e si è piazzato soltanto undicesimo. Gli organizzatori di Jerez, 100 km a sud di Siviglia, hanno comunicato 130.000 spettatori, un record che triplicherebbe il pubblico qui accorso per la Formula 1 l'anno passato. Però chi attendeva Spencer è rimasto un'altra volta deluso, per non dir peggio, perché in seno alla Honda qualcuno comincia addirittura a parlare di licenziamento e sarebbe davvero clamoroso. Oltretutto le prove non si sono messe bene per la Honda. Lawson, con una Yamaha ben più efficace per gomme, sospensioni e maneggevolezza, ha stabilito una pole position davvero strepitosa, nonostante un leggero handicap di potenza. Come prestazioni direi che in linea di massima le due moto si equivalgono. Forse la Yamaha è più maneggevole e questo potrebbe avvantaggiarla su questo circuito particolarmente difficile, ma non credo però più di tanto. Col caldo si tende in ogni caso a limitare un po' la velocità perché le gomme sono particolarmente sollecitate e i piloti sentono di più la fatica. Penso che non sarà una gara velocissima, eccetto nella prima parte, dove ne vedremo delle belle. Gardner, secondo tempo a 30 centesimi soltanto, è comunque ottimista per la gara. Abbiamo cercato di trovare la giusta combinazione tra le sospensioni e le gomme e non è stato facile scegliere pneumatici più adatti su questo circuito. Ma abbiamo optato per delle 50.9. Non sappiamo se sia la scelta giusta. Ad ogni modo vedremo come andranno le cose sulla pista. Le Kajiva sono andate male con Roche De Radiguez in sella, si spera per l'ultima volta, alle vecchie C10V. Bene invece Pier Francesco Chili, decimo tempo, con la Honda tre cilindri ufficiale. E benino anche Valesi in crescita con la sua Honda Iberna. La prestazione su una pista così stretta è buona per Chili. Gli basta per affrontare la gara? Il piazzamento in prova mi interessa relativamente. Mi interessa girare costantemente su determinati tempi per poi impostare una gara su certi livelli. Sono quasi al 100% per quella moto di cui dispongo. E so che Mamola, Bolding, così possono avere qualche problema, magari di messa a punta ancora, ma senz'altro saranno presenti anche loro nella gara. La gara ha avuto in realtà poca storia. Nonostante una fulminea partenza, il campione del mondo non ha potuto ripetersi sui tempi delle prove. Gardner ha braccato il pilota della Yamaha nei primi due giri e poi, una volta superato il rivale, lo ha staccato inesorabilmente e ha messo in luce due cose. Primo, la Honda NSR è in questo momento superiore alla Yamaha. Secondo, l'assenza di Spencer quest'anno sta caricando il pilota australiano. La Yamaha resta più omogenea sulle sospensioni, ma difetta, come ha detto al Gran Premio di Spagna, sia in accelerazione sia in velocità massima. E come mai, questo è il secondo quesito della corsa, come mai Neil McKenzie, che noi stessi riteniamo fortissimo, non è riuscito a passare Ron Haslam? Ebbene, diamo tempo al giovane scozzese. Per lui l'apprendistato con la Honda ufficiale, 150 cavalli, 115 kg, non è ancora completo. Subito fuori corsa le Kajiva, tutto l'interesse degli italiani è andato su Pier Francesco Chili, che con la tre cilindri Honda, capace di 10 cavalli in meno delle quattro cilindri, qui McElnia che cade, e pesante qualche 15 kg in più, è riuscito a tenere a bada gente come Mamola, come Schwanz, come Taira. Questo è Baldwin che si ritira per problemi al cambio. Alla fine, con Haslam sul podio al terzo posto e McKenzie quarto, lo scozzese comunque si è detto soddisfatto, per la prima volta è andato a punti. Sono stato dietro ad Haslam. È molto in gamba, la sua è una guida costante e sicura. Ron ha certamente più esperienza di me.
sa meglio di me cosa è giusto fare, quindi ho preferito correre nella sua scia. Ho cercato di sorpassarlo qualche volta, ma non è così facile, sbandavo troppo e non ho voluto rischiare. Ho preferito accontentarmi del quarto posto. Con questa vittoria e dopo il secondo posto di Suzuka, Gardner guida alla grande la classifica mondiale. Oltretutto Mamola è secondo, ma con grossi problemi di pneumatici quando è asciutto. Logica dunque la soddisfazione del pilota Honda. Sono soddisfatto del risultato di Eddie nelle prove, ma penso che la mia vittoria sia meritata, se non altro per i nostri sforzi nel mettere a punto la moto, nel trovare l'assetto giusto tra le sue parti meccaniche e non. Eravamo comunque sicuri di fare dei buoni tempi sul giro. Questa mattina, durante il warm-up, abbiamo voluto provare un nuovo assetto. Ho fatto 1,52 e così ho deciso di mantenerlo durante la gara. Come vede, cerchiamo sempre la soluzione migliore, anche appena prima della gara. Lawson sorride sul podio, ma lo attendono piste veloci come Hockenheim, Monza, Salisburgo, dunque ci sarà parecchio da lavorare. Quello che speriamo è di riuscire a per questo cerchiamo di trovare gli accorgimenti giusti per renderla più veloce e competitiva per le prossime prove del campionato mondiale. Luca Cadalora è scattato in pole position nella gara delle 250 qui al Gran Premio di Spagna e sembrava addirittura poter vincere la corsa. È arrivato secondo, un successo di squadra per Agostini che piazza Wimmer al primo posto. Un successo italiano comunque qui a Jerez della Frontera c'è stato, nella classe 125 con un autentico dominio, sei piloti italiani nei primi sei, con vittoria di Gresini con la Garelli, di strettissima misura su Brigaglia con la AGV. Questa 250 ha tutta l'aria di riconfermarsi la classe più vivace e combattuta del moto mondiale. Quando verranno recuperati anche Lavado, Cardus e Sito Pons, attualmente in cattive condizioni, ne vedremo certamente delle belle. Peccato che, per il momento almeno, le moto italiane non possano essere della partita. La Garelli in crisi ciclistica e la Aprilia, qui all'esordio dopo il forfait giapponese, in ritardo di preparazione e debole di motore. Loris Reggiani fa con noi il punto della situazione. Contro le Yamaha, le Honda che fin dalla prima prova, dove tu non c'eri, sono dimostrate evidentemente le più forti. Cosa può fare la tua Aprilia? Diciamo che ho già visto a Misano contro Cadalora che il nostro motore, come velocità di punta e potenza, forse è superiore alla Yamaha, per cui non so come sono messe le onde. Comunque penso che in dei circuiti particolarmente veloci potremmo dire la nostra, tipo Hockenheim o Salisburgo. Ma sentiamo Lavado, il simpaticissimo venezuelano che corre qui in condizioni decisamente meno mate. Si arriva entre i 10 primi è come se avessi arrivato primo. Comunque devo fare l'ultimo turno di prova, vedere in che posizione sono e dopo faccio una piccola riunione con il mio equipo e vedremo se parto o non parto, che penso che lo più sicuro già siamo qui, anche se è nel posto 30 partirò perché si è come un allenamento. Cioè non me ne importa arrivare nel posto che sia, più che altro girare e fare il meglio possibile. La pole position di Luca Cadalora ha avuto dello strepitoso equivalente al settimo tempo in 500. È lui a raccontarci la gara. Contrariamente alle tradizioni negative per lui, Wimmer è partito benissimo, tu sei partito benino, ma non per primo. Cosa è successo? Sì, sono partito nel gruppo di testa un po' leggermente attardato e poi ho lasciato scatenare questi due o tre piloti che mi precedevano, mi sembra Ruggia e Mang. Mang è scivolato proprio mentre era davanti a me. Io ho cercato di non guardare quello che succedeva, ho impostato subito il mio ritmo, ho infilato Ruggia e ho cercato di tirare il più possibile per staccarmi un po' dagli avversari. Ecco, quello che ha impressionato un pochino tutti è stato proprio il ritmo che hai saputo imprimere subito alla corsa, molto molto veloce. Sì, infatti nella mattina facendo il warm up mi sono accorto che con il pieno la moto era leggermente lunga di rapporti. Ho fatto accorciare di mezzo dente il rapporto e questo mi ha permesso di essere subito molto veloce già dalla partenza.
avevi staccato Martin Wimmer, il tuo compagno di squadra, di più di 4 secondi, poi hai cominciato a perdere un pochino terreno o lui a recuperare. Esattamente cos'è avvenuto in quella fase? Sì, mi ricordo molto bene, dal 15°-16° giro mi continuavano a segnalare 6 secondi, poi 4 secondi. Anche lui ha fatto, penso, abbastanza fatica a venirmi a prendere. Io ho dovuto cedere un po' anche per un leggero mio calo fisico, devo dire. E quando Martin mi ha passato io non ho potuto resistergli, ho tentato di resistergli per 2 giri, ma ho visto che stavo prendendo dei rischi un po' esagerati e ho dovuto contrattarmi della seconda piazza. La gara delle 125, sulla quale torneremo la prossima settimana, ha avuto uno svolgimento eccezionale per gli italiani. Nei primi sei posti rappresentano un record e bisogna risalire agli anni 50 per ritrovare altrettanto. Parte lo sciame delle zanzare e in testa al gruppo si forma prestissimo un terzetto. C'è Domenico Brigaglia con la AGV, secondo è Fausto Gresini con la Garelli e quindi Paolo Casoli, mentre viene distanziato Casanova, il secondo pilota Garelli. Ebbene, sembrava che Domenico Brigaglia, sempre in testa, potesse farcela, mentre Gianola con la Honda monocilindrica rincorreva in sesta posizione. E poi invece Gresini, proprio all'ultimo giro, riusciva a beffare il bolognese di origini sarde e a precederlo di pochissimi centesimi sul traguardo. Una gara eccezionale davvero. Dave l'impressione di controllarlo, non occupando tutta la pista in uscita, è una impressione reale? Beh, io dovevo tirare molto lo stesso e se fossi andato davanti c'era solo da fare molta lotta e non si risolveva niente, quindi ho impostato la mia gara sul finale. Cioè, me ne ricordo già da metà gara che lui mi poteva passare, non lo faceva. Ho già messo in crisi le gomme, io all'inizio ho tirato, capito, però me ne sono trascinati dietro ed era quello che pensavo già prima della gara. Dice che parte e tira, se mi stacco bene. Invece purtroppo gli ho fatto vedere dove mettere le ruote, me le sono portati dietro e ho subito le conseguenze. Comunque Gresini è stato bravo, però se fosse stato un altro avrei potuto portare a verba, perché mi ha passato d'esterno e sono stato, penso, molto corretto con lui. Al di là delle aspettative è stata proprio la 125 la gara più spettacolare qui al Gran Premio di Spagna. Nelle altre classi il dominatore è venuto fuori abbastanza prepotentemente, nel caso di Martin Wimmer con una rincorsa che comunque ha animato la giornata. Il prossimo appuntamento è per Hockenheim, Gran Premio di Germania, con caratteristiche estremamente diverse, pista molto più veloce, quindi ancora tutto in discussione. Da Jerez della Frontera, Nico Cereghini. Indianapolis, Bussel.